Delineare le strategie per una maggiore valorizzazione delle eccellenze umbre. È stato questo l'obiettivo dell'incontro Eccellenza E, promosso dall'Associazione Valle Umbra Terre di Emozioni, per creare un tavolo per il confronto tra gli esperti protagonisti di diversi settori. Le eccellenze per noi sono tre filoni: uno è la meccanica di precisione, uno è l'enogastronomico, l'altro sarà il settore edilizio per le costruzioni ecologiche e antisismiche. La tavola rotonda, promossa da Intesa San Paolo Formazione e dalla Cassa di Risparmio di Foligno, ha visto confrontarsi, fra gli altri, Maria Rita Lorenzetti, presidente della Regione Umbria, Roberto Lovato, dirigente dell'area agroalimentare dell'ICE, e il segretario generale di Slow Food Italia, Silvio Barbero. Bisogna evitare di camminare da soli, ciascuno secondo il proprio obiettivo. Noi vorremmo fare questo, cioè la nostra associazione, che è una libera associazione, che prevede la banca come promotore, ma gli imprenditori, gli enti, tutti intorno, a portare pezzi della loro autonomia per metterla a disposizione di un moltiplicatore che ridà il prodotto maggiorato a tutti quanti. Dalle considerazioni dell'incontro si evince che la qualità rimane il punto di partenza per la valorizzazione delle eccellenze umbre, ma deve essere affiancata da un maggior accesso al credito, dalla coordinazione di forme di promozione strategica per far conoscere le risorse del territorio umbro. Bisogna puntare su un discorso complessivo di sostenibilità. Noi riteniamo che presentare i prodotti e le produzioni tradizionali di un territorio vuol dire ragionare su un concetto nuovo di qualità che metta assieme l'elemento buono, organolettico dei prodotti, l'elemento del pulito, cioè questi prodotti devono essere frutto di una lavorazione che è attenta al territorio e all'ambiente, e l'elemento della giustizia sociale, cioè dare un reddito importante ai contadini e ai lavoratori. Quindi tutti questi elementi fanno diventare un prodotto da eccellente, un prodotto eccellente e sostenibile. Il tema della sostenibilità, dell'utilizzo delle risorse, diventa oggi la carta attorno alla quale, l'indice su cui si può misurare una qualità vera, complessiva dei prodotti.